Che partita è stata? Un gol subito dopo pochi minuti, poi si poteva anche segnare altri gol, poi nel secondo tempo è stata un po' di sofferenza, però dopo il pareggio del Perugia la squadra è tornata fuori, penso, alla grande. No, noi abbiamo sicuramente fatto un grandissimo primo tempo dove avremmo dovuto segnare almeno due gol, perché abbiamo avuto almeno tre palle gol clamorose, dove è stato molto bravo Gori in alcune circostanze, abbiamo preso il palo. Poi nel secondo tempo abbiamo creato poco, solo la situazione di Jureskin, però eravamo stati bravi perché il Perugia non era stato mai pericoloso, nonostante disponesse di attaccanti molto, molto bravi. Poi sul calcio d'angolo, sulla mischia abbiamo preso gol, però dopo la squadra così ha reagito subito, siamo andati in nove a saltare su una posizione da centrocampo, e dunque quello vuol dire che avevamo il desiderio di vincere la partita, e poi vabbè, c'è stato un 1-2 che ha chiuso la partita stessa. Questo è un po' l'atteggiamento anche che chiedevi, che avevi detto anche ieri, poi al di là si è parlato di moduli, di come stare in campo, ma te hai detto dobbiamo essere squadra. Penso che da questo punto di vista qua, al di là del risultato, sei soddisfatto. Penso. Sì, sì, la squadra ha tenuto il campo bene, ripeto, soprattutto nel primo tempo ha dimostrato di avere grande qualità, perché rischiavamo niente e ogni qualvolta riuscivamo ad uscire dal pressing così forsennato del Perugia, creavamo qualcosa di molto pericoloso. Ciao mister, complimenti. Grazie. Andrea Martino, Pisa Today, per i colleghi. Siamo partiti, correggimi se sbaglio, con Mastinu che faceva un po' il collante fra la linea mediana e la tre quarti, e poi addirittura nel secondo tempo a un certo punto eravamo con tre attaccanti più o meno sulla stessa linea, Gliozzi, Jureskin e Morutan quando poi è entrato, fra l'altro poi è stato bravo a capitalizzare la palla per il 3-1 fornendo l'assist a Touré. Insomma, hai lavorato parecchio in questi giorni anche sul piano tattico. Sì, noi così presumevamo che il Perugia potesse giocare con tre difensori e quattro centrocampisti, e dunque ci siamo preparati per affrontare quel tipo di difesa. Secondo me l'abbiamo fatto bene, perché siamo riusciti ad isolare i loro difensori quasi sempre in uno contro uno con i nostri attaccanti. Questo nel primo tempo. Nel secondo tempo il Perugia è venuto fuori e ha spinto tanto, e noi ci siamo difesi abbastanza bene, però eravamo un po' troppo bassi e non avevamo molta gamba per ripartire. Per di più Jureskin ha avuto anche un problemino dopo 5-6 minuti che è entrato, dunque abbiamo dovuto ulteriormente sostituirlo. Lui ci poteva allungare un po' la squadra, però questo problema ha fatto sì che questo non potesse farlo bene. Ripeto, poi siamo stati anche così bravi a capitalizzare le due situazioni finali in area di rigore del Perugia negli ultimi minuti. Stefano Gori gli ha detto qualcosa a fine partita dopo quel miracolo su Tramoni, perché probabilmente è stato più bravo lui che non Tramoni a aver sciupato la palla di Gliozzi. No, non l'ho ancora visto, ma ha fatto due grandi parate sia anche la prima, su Tramoni, sì, poi tutte e due grandissime parate, però sappiamo che è un portiere fortissimo. Abbiamo lasciato l'ultimo posto in classifica. No, adesso il campionato è difficile per tutti, e purtroppo è difficile anche per noi, però sarà anche un campionato dove ogni partita, come sempre in questa categoria, bisogna fare le cose molto bene per riuscire a fare i risultati. Grazie. Prego. Mister, buonasera, Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, tifo Grifo Web, Radio TV Perugia. Lei ha riportato quell'entusiasmo a Pisa che mancava, ma oltre che diciamo quell'entusiasmo alla piazza, anche oggi esce dal campo come il Curi con un bel risultato.
mi dica la verità, avete sbagliato molto nel primo tempo, giustamente lei ha detto potevamo chiudere già la partita al primo tempo sul 2-3-0. Poi quel gol del Perugia nei minuti diciamo finali, le ha messo un po' di preoccupazione? Sì, sì, assolutamente sì, perché era in crescendo il Perugia e noi eravamo più in difficoltà, questo è abbastanza palese. Il Perugia soprattutto nella parte iniziale del secondo tempo e nella parte finale della partita stava facendo bene la partita, questo non va negato. Le chiedo, dov'è che il Pisa ha vinto la sua partita? È stato un gioco di squadra, un merito di tutta la squadra? Ma sì, ma io non penso che se non si giochi di collettivo questo sport, soprattutto nella nostra categoria in Serie B, non ci sono giocatori che da soli fanno la differenza. Ce ne sono già pochissimi in tutto il pianeta, e in Serie B non c'è nessuno che vince la partita da solo. Oggi oltre 1000 tifosi pisani al seguito, questo è l'entusiasmo che porta D'Angelo? No, io ho visto che anche nelle partite precedenti il tifoso del Pisa ti fa il Pisa, giustamente non ti fa D'Angelo, poi D'Angelo è un ingranaggio del meccanismo che fino adesso è sempre andato bene, e allora forse i tifosi sono un po' più affezionati, ma giustamente il tifoso del Pisa ti fa la maglia, no? Non ti fa per il singolo, per la singola persona. Grazie. Andrea Chiavacci del Tirreno, l'avevano chiesto. Senti, ti chiedo la domanda, quella che ti faccio sempre, la cosa che ti è piaciuta di più e quella che ti è piaciuta di meno di oggi? Il primo tempo è stato molto buono, sicuramente, e quella che mi è piaciuta di meno, forse dovevamo cercare di non essere così frenetici nel secondo tempo, perché se fossimo riusciti a muovere la palla meglio, visto che il Perugia attaccava in maniera forsennata con tanti uomini, potevamo avere più possibilità di raddoppiare. Però quello ci vuole un po' di tempo e soprattutto ci vuole un po' più di calma. La squadra deve riappropriarsi di un po' di tranquillità sportiva, non troppo tranquilli ma neanche troppo preoccupati.